Gli avvocati del comune di Farindola, quasi 4 mesi dalla tragedia dell'hotel Rigopiano, passano al contrattacco con una denuncia presentata presso la Procura della Repubblica del Tribunale dell'Aquila per denunciare la Regione Abruzzo per, si sostiene, chiare responsabilità sul disastro del 18 gennaio scorso in relazione al mancato possesso e utilizzo, come previsto dalla legge 47 del 1992, della CLPV, ovvero della carta di localizzazione probabile delle valanghe, che se adottata avrebbe potuto prevedere, sempre secondo i legali del comune farindolese, la tragedia che ha causato 29 vittime. Chiesto dai legali anche il sequestro di tutte le mail presenti sui server della Regione Abruzzo sulla questione valanghe. Noi abbiamo denunciato alla Procura della Repubblica dell'Aquila la mancata attuazione di una legge regionale specifica, che è la legge regionale 47 del 1992, quindi una legge inattuata dal 1992, che prevedeva la realizzazione della CLPV, che sarebbe la carta di localizzazione dei pericoli da valanga, che avrebbe permesso certamente, una volta realizzata, quindi realizzata dalla Protezione Civile regionale, approvata dalla Giunta e notificata a tutti i comuni interessati, l'attuazione di strumenti specifici da parte dei comuni per evitare qualsiasi tipo di evento in zone valanghive. L'unica carta che è stata realizzata è una carta storica delle valanga, che non è una carta precettiva, ma è semplicemente una individuazione di tutti gli eventi che si sono verificati negli ultimi 60 anni in Abruzzo, e in questa carta non c'è la zona di Rigopiano, perché a Rigopiano negli ultimi 60 anni non c'è stata nessuna valanga. Noi abbiamo avuto sin dall'inizio il mandato da parte del sindaco Lacchetta, anche prima che lui venisse indagato formalmente, di accertare quali erano effettivamente le cause della valanga, cioè accertare la verità, perché anche la comunità di Farindola doveva comprendere qual era la verità. Ecco, per questo motivo noi abbiamo fatto sin dall'inizio tutta un'attività tecnica attraverso i nostri consulenti, che ha permesso di effettuare tutti questi accertamenti, anche con richieste di atti alla regione, agli organi competenti regionali. La nostra tesi è che se ci fosse stato questo ottimo strumento preventivo, la valanga sul Rigopiano non avrebbe fatto vittime. Questo è il dato, è un dato certo, scientificamente provato, e questo che stiamo dimostrando attraverso i nostri tecnici, perché come avete visto abbiamo dimostrato, i nostri tecnici hanno effettuato una porzione, un'ipotesi quindi nostra, di carta di localizzazione dei pericoli da valanga, e l'avete visto nelle slide che abbiamo proiettato, da cui risulta che proprio effettuando questi accertamenti tecnici attraverso l'analisi dell'ortofoto, quindi le foto dall'alto eccetera, che c'era il pericolo di valanghe a Rigopiano se soltanto fosse stata realizzata la carta che noi abbiamo realizzato, i nostri tecnici hanno realizzato in pochi giorni.